libero, però non si entra al primo, alla prima entrata, ma non si entra nemmeno dentro perché, come vedete, dentro c'è un tappeto e c'è un altro scalino in entrata. Cronaca di una normale giornata nella giungla delle città a misura solo di persone che camminano con le proprie gambe. Lorella Ronconi ha 55 anni, si muove su una sedia a rotelle e da 30 si batte per liberare Grosseto, e non solo Grosseto, dalle barriere architettoniche e culturali, richiamandosi anche alla condanna dell'ONU. Qualche mese fa ha detto che l'Italia è un paese che tortura le persone diversamente abili e non è una bella cosa. Significa che siamo veramente un paese incivile. In molte città muoversi su una carrozzina è un'odissea fra marciapiedi sconnessi, buche, radici affioranti, accessi ai servizi senza scivoli. Entrare in banca o prendere soldi da un bancomat è una missione impossibile. Così Lorella si è rivolta all'avvocato Elisabetta Calabria, perché le leggi ci sono, vanno applicate. La tutela legale è certamente una strada, ma bisogna partire proprio dal principio, dialogare con le istituzioni per trovare appunto anche una soluzione a questa che è una piaga sociale. Lorella lancia un appello al presidente della Toscana perché ci siano sanzioni severe a chi non rispetta le norme. Lo stesso vale per geometri e architetti quando progettano gli edifici. Le barriere architettoniche devono essere bandite. Dentro a questi due.